Piano piano, spettacolo! È una lastra di ghiaccio. I don't wanna see you go, yeah. I just wanna let you know, yeah. I don't wanna see you go. Sono vestito come un palombaro. Da quanto ho il casco stretto non riesco neanche a parlare. Ho 8 scaldacolli. Perché, ah, l'albero di Natale. È iniziato a fare un freddo della Madonna. Qua tipo ci saranno 4 gradi. E dove andremo oggi? Ce ne sono meno 7. E ci vado col CBR perché devo fare la presentazione del CBR. Puttana, quanto pesi. No, sbloccati, sbloccati. Molto bene, io so già che mi pentirò di questa cosa. Ci sono tipo 10 cm di neve. Dove vogliamo andare? Vogliamo, perché adesso vado a prendere Manuel naturalmente. Ed ecco Manuel. Oh. Per iniziare al meglio mi sono già preso per strada. E ci stanno ben 26 euro di benzina dentro sta moto. Pazzesco. Devo ancora capire perché ho comprato questa moto. Non lo so. In foto era così bella che non gli si poteva dire di no. Adesso fa un freddo della Madonna, ma è ancora sopportabile, direi. E quindi ora posso svelarvi dove stiamo andando. Perché oggi stiamo oggi stiamo andando alla cima Grappa, che dalle webcam dice che è tutta innevata. Questa moto la sto usando in questo periodo solo per fare la presentazione. Infatti volevo andare sopra il monte, inficcarla dentro qualche spiazzo di neve e fargli volare il drone addosso, che ho attualmente dietro le spalle. Cos'altro è che ho da dirvi? Ah, questo qui è il mio primo e vero giro con il CBR. Quindi il mio primo e vero giro con una super sportiva. Siamo appena arrivati alle pendici del cima Grappa. Questo qui è proprio il primo tornante. Abbiamo appena fatto una piccola sosta perché ho i polsi e la schiena distrutta. Questa moto è un po' da duri, diciamo, roba che io non sono. Naturalmente vi ho tagliato tutta quanta la statale per venire qua perché non è per niente carina. E ora sono felice di annunciarvi che faremo il primo passo insieme al CBR 900RR Fireblade. Fireblade ti 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 ti, ti. La cosa bruttina di questa moto qua è che, essendo vecchia, c'ha la sella che è enorme. Tipo ci starebbero 4 persone solo nel posto del guidatore, più altre 8 nel posto del passeggero. Però per guidare al meglio bisogna rimanere attaccati al serbatoio. E i testicolini ci sbattono contro e fanno un pochettino male. Primo tornante, porca puttana, è difficilissimo. Questa moto diciamo che sarà la moto estiva. Sicuramente questa sarà la prima e l'ultima volta che la uso in questa stagione. Anche perché ha una coppia micidiale. Pianino. E mi fa molto paura l'asfalto freddo, umido, bagnato e con tutto il briciolino. Mamma mamma. All'uscita di ogni curvina si sente proprio che il culetto se ne va da solo. Ecco che inizia il gallino. Il gallino. Parlo veramente come un peggio deportato, eh. Questa è un'umiliazione. Questa è una grande umiliazione. Ecco i primi ciuffi di neve. Madonna, si sono impiantato. Adesso con calma inizierò anche a vedere come si guidano questa tipologia di moto. Cadono gli alberi nel frattempo, perché non ho proprio l'idea della posizione e del tipologia di guida che bisogna adottare su queste moto. Anche perché questa qua si può dire che non perdona più di tanto con l'acceleratore. Con l'acceleratore ci sono le striscette di ghiaia della morte. Guarda la neva, che bella. Ben ben ben. Oh, senti, i pollici non si sentono più. Io direi saliamo a cima Grappa e dopo ci prendiamo una bella cioccolatina. Anche perché per far volare il drone servono i pollici. Guarda che zona suggestiva invernale. Mi è venuto anche un piccolo stimolo di cacca. Non so se è per la paura o per l'organismo. Piano. Falla brava. Ci stiamo divertendo, no? Con calmina. Arriviamo su. Sì, bene. Ben 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 ben. Stavo facendo una fatica per salire. Cioè, c'è scritto morte per terra. C'è scritto morte. Ecco che iniziano i primi spazi mozzafiato. Spazi, spiazzi, mozzafiato. Ma mamma, che tumbler. Vorrei andare là ma non voglio. Ho paura. Questa moto prende la coppia verso gli 8-9000 giri. E oggi non li vedrete mai. Incantevole, che limpido che è il cielo, bellissimo. Spero che le riprese del drone vengano bene. Cioè spero, in teoria voi le avete già viste. Sempre se prima non mi uccido giù per qualche
cavallata qua. Benino, pianino, molto bravo. Benvenuti a Campo Solagna. Grazie per le info. Ok, qui è sempre più innevato. Che carino. Mi sa tanto da Natale. Sono più di 10 cm di neve questi qua. Ok, lì è tutto ghiacciato. Cima grappa 13 km. Ma il bello è che quando ero a casa davanti al computer e stavo cercando un bel posto per fare la presentazione della nuova moto, quella di venire sul Monte Grappa mi sembrava un'ottima idea. Non so se vi ricordate il video dove sono venuto qua con Mauro e Manuel e ci siamo messi ad esplorare le grotte del Monte Grappa. Anzi, il video ve lo metto in alto a destra. Ho paura. Vedete l'asfalto? Fa paurissimo. Cioè, ho le mani ghiacciate, ma dentro di me sto sudando tantissimo. Ma come i più grandi youtuber dicono, lo faccio per voi. Cioè, qua ci sono pezzettini di ghiaccio colati in mezzo alla strada grazie agli alberi. Bang, bang. È neve, è neve e ghiaccio. No. È una lastra di ghiaccio. Sei contento? Manuel, oh, sei contento di questa gita? Però il paesaggio merita. È stato proprio l'ideale venire su questa strada con una super sportiva che non ho mai guidato. Come scivola. Ponte di San Lorenzo. Abbiamo una velocità media di 10 km orari. Mi sa che la bicicletta che c'era prima ci raggiungerà molto a breve. Siamo arrivati sul ponte di San Lorenzo. Adesso dobbiamo vedere come si fa a fare la curva verso destra. Oh, molto bene. Wow. Guarda la cima grappa cosa ci regala. Oh, le condizioni della strada di qua sono migliori. Abbiamo messo dentro anche una terza. Incredibile. Rimettiamo la seconda, va là che è meglio. Da quanti scaldacolli ho, mi stavo struzzando. Volevo dire wow. Ti offro una cioccolata calda. È la salita al grappa più lenta della mia vita. Certo che se ci vogliono 10 km per arrivare su e la facciamo ai 10 km orari, se la matematica non è un'opinione, ci mettiamo un'ora. Oddio, vedo i fari di un Evoque dietro. Ma noi non ci faremo superare. Vai CBR, 40 km orari. Ma la parte bella arriva dopo, quando dobbiamo scendere. Ah sì, sì. Bella idea. Bella idea di merda. Complimenti per la scelta. Senti che bel freschino. Senti che buon ossigeno. Molto bene. Le punte delle dita sono ufficialmente ghiacciate. Dai che ce la stiamo facendo. Guarda che bel bianchino. Guarda che cielo. Wow, che bello. Piano piano. Buono, buono. Mai. Product placement. Gli uccellini. Mettila al rallentatore. I don't wanna see you go. Aspetta che chiudo la visiera che mi sta ghiacciando la faccia. Sempre più bianco. Direi che siamo decisamente sotto lo zero. E direi decisamente che questi mi sembrano più di 10 cm di neve. Molto bene, molto neve, molto neve. Sì, gira, gira per piacere, grazie. Molto bene. Mamma, senti le manine, non le sento più. Che roba, guardate. Pensavo che il bianco era il colore della strada, invece è neve. O brina. No, che merda. Che merda, ho smerdato tutto. Che schifo. No, ho tutto lo snarocchio fuori. Aspetta che mi sa che è mezzo dialetto snarocchio. Ho tutto il muco fuori. D'estate quando veniamo su qua facciamo sempre questa strada qua, che però come potete ben vedere è tutta quanta innevata. Guardate il colore del cielo. Guardate che bello. Mi sa che è stata una buona scelta venire qua a fare la presentazione della moto. Sì, abbiamo tribolato come due bestie. Ho le manine freddine. Ma qua volevo fare la ripresa, eh. Andiamo a prendere la cioccolata prima. I don't wanna see you go, yeah. I just wanna let you know, yeah. I don't wanna see you go, yeah. I just wanna let you know, yeah. It's you my only love. You my only love. Abbiamo appena mangiato la cioccolata e ho già fatto qualche ripresa con il drone sopra il sacrario. Ma mi sto ghiacciando, troppo freddo. Però ne vale la pena. Ho fatto delle riprese della Madonna, in teoria. Adesso devo fare le ultime riprese e porto... Oh cazzo. Dai, ti prego, connettiti. Sto tribolando tantissimo. No, no, si è già disconnesso. I don't wanna see you go, yeah. I just wanna let you know. I don't wanna see you go, yeah. I just wanna let you know, yeah. This music's all I got. It's really all I ever had. This is what I start. Tell my mom and help my dad I ain't here to make excuses.
I'm here to make my name. Heart face emojis. Hey bitch's name. A1. Breve riassunto. Siamo andati a prendere la cioccolata, abbiamo fatto volare il drone, caffè, e adesso siamo tornati fuori per fare una foto per Instagram, che trovate sul mio profilo Instagram. Andate su Instagram, Sinnagagiri. Occhio alla macchina. Devi prenderlo tutto. Bravo. Fai vedere come ti è venuta. Oh, aspetta, mi metto là. Guarda che cielo. Fai vedere che ti do indicazioni. Ok, se riesci a venire un pochetto più vicino, vedi di tirare via il paletto qua. Prova a prendermi un po' più di lato, con tutta la moto dentro alla foto. Un po' più tipo là, un po' più a destra. Tutta la moto dentro. Porca puttana, si è scaricato il telefono. Cambia faccia. Metti le mani nel manubrio. Ecco, fermo. Guardate che cazzo di panorama. Incredibile. Spettacolo. Che sunset. I don't wanna see you go. Porca puttana. Che robe. Manuel. Oh, cioè, vuoi mettere? Guarda lo scorcio. Lo state vedendo? Pronti? Porca puttana. Wow, non vedo niente. Spettacolo. Per vedere la foto che ho scattato, andate su Instagram Sinnagagiri. Cioè, ma dai, ma sembra surreale. Sembra surreal power. Guarda, che bello, minchia. Che robe. Spettacolare. Senza parole, veramente. Cioè, senza parole che sto cioccolando come una bestia. Ma no, zio, si è spenta. Ma che batteria, no, impossibile. Non va più l'avviamento elettrico. L'ho accesa a spinta. Aspetta, voglio capire. Non va più l'avviamento. Per chi non lo sapesse, questo è un CBR 900 RR del 92, a 35.000 km. Comunque, per tutte le informazioni della moto, potete andare a vedere il video presentazione che spunta qua fuori in alto a destra adesso. Mi fa quasi commuovere questo tramonto. Guarda come se ne sta andando via il sole. Non ho la più pallida idea perché continuava a spegnersi. Presumo che, stando a giri così bassi, si sia ingolfato. Ma è solo una presunzione. Chissà insulti che prendo adesso. Volevo slimitare. Ma che paura che fa sto tratto. Mancano solo 11 tornanti. Ecco, ho preso la via sbagliata. No. Oh, c'è una pigna. Non so cosa significa partorire, ma penso di esserci quasi. Prenditi una super sportiva per viaggiare. Ottima idea, complimenti. Occhio zio. Bang. Fa paurissima. Porca puttana. Sicuramente, cazzo. Ma è un titolo clickbait, Manuel. Il tuo specchietto, Manuel. Ti rendi conto che sta diventando buio e siamo ancora qua sopra noi? Che situazione. Manuel voleva chiamare un carro attrezzi, ma non c'è connessione qua. E sta diventando buio. Siamo appena andati avanti di 500 metri. Siamo nella foresta. Occhio, c'è un autobus. Ti carica la moto? Che grande. Sono venuti in nostro soccorso delle gentilissime persone. Non so per cosa lavorano e perché sono passati per di qua. Ma comunque gli hanno chiesto a Manuel se avevano bisogno di aiuto. Quindi le persone buone al mondo esistono. Anche perché stavano tornando a casa da lavoro e si sono fermati per lui. Noi vediamo di non ucciderci. Anche perché il tipo mi ha ripetuto 2-3 volte se volevo caricarla anch'io. Siamo scesi dal Cima Grappa e adesso il nostro obiettivo sarà quello di trovare Manuel. Dove Manuel? Dove mai sarà? Eccolo! Molto bene, Manuel è sano e salvo. Abbiamo acceso la moto e riesce sia a frenare che andare avanti. Con calma torniamo a casa, con molta calma. Adesso non percorreremo altro che le statali per tornare a casa, quindi penso che per questo video sia tutto. Spero vi sia piaciuto. Naturalmente sapevamo a cosa andavamo incontro a fare quella strada là, quindi siamo già a conoscenza di essere dei coglioni. Ditemi cosa ne pensate tra i commenti, lasciatemi un mi piace. Per questo video è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Speak realness, probably why they hate so much. Someone's gotta